Ecco, non vedevamo l'ora di portarvi a vedere il nuovo XP del cantiere danese X-Yacht, una barca molto attesa dagli armatori, soprattutto quelli mediterranei. Una natante, il cantiere ha fatto uno sforzo importante in questa stagione di crisi per comunque dare fiducia a una dimensione a cui non era mai scesa. Eccolo qui. E andiamo. È la prima volta che lo vediamo esposto e che ci saliamo ed è una grandissima novità. X-Yacht non era mai scesa fino ai 10 metri e quindi questa è una novità importante, sia per il cantiere, ma soprattutto per gli armatori che possono disporre di un barchino veramente interessante per crociere e qualche regata di soddisfazione. Vedete qua il compresso retrattile, ci giriamo. Veniamo da barche un po' più grosse, quindi dobbiamo un po' resettarci sulle dimensioni piccole di questo XP33. Vedete qui, fuga molto semplice, con un antisdrucciolo efficace. Pozzetto con il trasto di randa bello aggressivo in mezzo. Pozzetto con torretta. Adesso cerchiamo di forzare il blocco e scendere giù direttamente. Morning. Morning. Riusciamo quasi a stare in piedi, quasi, eh? Ecco la cabina di prua con bagnetto integrato, che carino. Qui sospettiamo che qualche signora non gradirà. Qui c'è il lavandino. Vedete, le due cabine di poppa sono aperte, open space, senza porte. Qui c'è la cucinetta. Oh, it's okay. Thank you. Ed ecco qui la prima cabina, c'è un'altra identica, l'abbiamo intravista dall'altra parte. Questa è il cucinotto, qui sotto c'è il motore. Il carteggio. Hello. Hello. Are you interested in the boat? Not really. Not really. Okay, just to see the boat. Il carteggio con un piccolo frigo. Beh, a noi questa barca piace. Per questo signore che è sceso ci ha detto che non è realmente interessato alla barca, anche perché è parecchio grosso, quindi non è forse la barca ideale per lui. Però è veramente carina, ma ci tocca scendere. Arrivederci alla prossima barca.